Ciao, sono Marco di Postura Corretta e oggi vediamo 4 esercizi molto utili per chi soffre della patologia di Parkinson oppure per chi presenta i primi sintomi. Tra questi abbiamo difficoltà nella deambulazione, movimenti rallentati, dolori al collo e la postura che pian piano inizia a curvarsi. Questi sintomi non sono sempre legati al Parkinson, ma si presentano spesso nell'autunno della vita e sono legati anche ad altre patologie neurologiche. Rappresentano un malfunzionamento del nostro sistema nervoso. Vediamo quindi la sequenza di esercizi. Partiamo dalla liberazione articolare della tensione del collo e con questo leggero movimento lasciamo cadere la testa. Inspiriamo. Poi facciamo un leggero massaggio. E andiamo a mobilizzare le scapole. Bisogna ripetere l'esercizio per 4-5 volte, sia il collo che le scapole. E anche per le scapole è meglio utilizzare il respiro. Inspiro e scendo. Inspiro e scendo. Questo esercizio è molto utile perché nel Parkinson pian piano la postura tende a portare il collo in avanti e a irrigidire tutta la parte, la zona del collo e delle spalle. Vediamo ora la seconda sequenza. Mettiamo perciò le mani sulle spalle e andiamo a sciogliere le braccia in questo modo. Inspiro e lascio andare. E lascio. Passiamo poi alla mobilizzazione delle dita e l'attivazione soprattutto dei muscoli flessori e estensori delle dita, mettendo forza e ripetendo l'esercizio una ventina di volte finché sentiamo fatica su questa muscolatura. Vediamo ora il terzo esercizio. Questo esercizio è un esercizio respiratorio, perciò si parte con le mani in questa posizione, inspiro dentro l'aria. Cerco di andare a aprire bene tutte le coste, portare le spalle bene indietro e aprire anche le braccia e poi lascio cadere. Inspiro, vado a portare le braccia indietro, gomiti indietro, apro la gabbia toracica, porto le coste ad aprirsi lateralmente nella zona bassa, nella zona alta invece le coste devono aprirsi sopra e faccio l'esercizio. Inspiro e all'espiro lascio andare. Inspiro e lascio andare. Ripeto il movimento per 3 volte. Ultimo esercizio, sempre un esercizio respiratorio con un rilascio finale. Inspiro, come prima salgo, apro bene, stavolta porto le braccia all'esterno, apro bene, stiro bene e poi lascio cadere. Inspiro, apro, porto le braccia all'esterno e lascio cadere. Ultima volta, inspiro, apro le braccia, porto e lascio cadere. Questa routine è pensata per tutti coloro che hanno problemi col Parkinson o con altre malattie neurologiche, ma che riescono a mantenere un buon equilibrio. Se la tua situazione è molto avanzata, ti consiglio di rivolgerti a un fisioterapista oppure a un medico competente. Questa sequenza è molto utile per la prevenzione anche per chi presenta i primissimi sintomi di un malfunzionamento neurologico. Questa routine di esercizi è presa da una sequenza molto più ampia del metodo corpo-coscienza ed è ottimale eseguirla in autunno perché questa stagione è legata all'apparato respiratorio. Vi lascio maggiori informazioni nell'articolo che trovate qui sotto in descrizione. Se avete domande fatele nei commenti e vi aspetto al prossimo video.